Salve, salve da Marco Amaci Casa, sono blogger e youtuber d'arredamento, lo faccio da tanto tempo, ho aperto il mio primo blog d'arredamento nel 2010, però da molto prima, dal 1974, mi interesso di mobili e di arredamento. Oggi rispondo alle tante domande del web, a una oggi, divano con chaise longue estraibile. Bene, dobbiamo dire una cosa, effettivamente la chaise longue è un'altra cosa, la chaise longue, racconto un po' di storia di questa cosa, no? Nei Musei dei Capitolini a Roma c'è una statua di marmo dove si vede una donna sdraiata in un lettino con spalliera. Lettino con spalliera e con un bracciolo che faceva da. Questa effettivamente è la chaise longue che si chiamava grippina perché precedentemente si pensava che fosse la grippina di Costantino. Poi no, si sono accorti che effettivamente quella non era grippina, quindi da quel giorno non si è chiamata più la chaise longue, Agrippina si è chiamata chaise longue. In effetti, però, nell'antica cultura romana c'erano i romani, per esempio, i nobili romani, i poveri mangiavano sulla sedia come mangiavano con noi sulla sedia a tavola, ma i nobili romani mangiavano sdraiati davanti a questo super tavolo imbandito, soprattutto questo nei grandi eventi avveniva. Quindi l'idea, la concezione di sfruttare questo spazio in questa maniera effettivamente arriva dall'epoca romana, però è uno spazio veramente ampio perché è uno spazio che arriva sostanzialmente a coprire quasi tutto il corpo, insomma, dico quasi tutto il corpo, perché in effetti la grippina, così come venne studiata dai mobilieri dell'Ottocento, stiamo parlando insomma di 200 anni fa, 180 anni fa, era praticamente un divano che non aveva uno dei due braccioli, perché in questa maniera una persona si poteva sdraiare mettendo i piedi appena fuori dal divano. E quindi stiamo parlando comunque di misure che erano notevoli, stiamo parlando di 1,60 m. Ma dice, ma perché mi stai raccontando queste cose? Perché quando parliamo di chaise longue estraibile, effettivamente non è che arriviamo a quelle misure, nel senso che una seduta normalmente di un divano sono 90 centimetri, 100 centimetri, un metro, perché la spalliera, questo e quest'altro, va bene, ma non riusciamo questo spazio a farlo diventare lo spazio di un letto, di quasi un letto, cioè del 1,60 m che stavamo dicendo poc'anzi, del 1,80 m, cioè delle misure che effettivamente ha una chaise longue. Quindi sono soluzioni molto comode, ma non vi immaginate che col divano con la chaise longue estraibile voi potete stare con tutte le gambe appoggiate sulla struttura, perché comunque non si arriva a coprire tutto quanto il corpo, la misura del corpo, l'altezza umana, no? Quindi comunque se dovrete poi stare comodi vi dovete trovare qualcosa da mettere sotto i piedi, che sia un puff, che sia. Comunque, insomma, l'estraibile non è una chaise longue, intesa in questo senso. Però, dall'altro lato, devo dire che effettivamente è una soluzione molto comoda. È una soluzione molto comoda perché permette, qua sarò più romano, a stravaccarsi sul divano. Perché è chiaro che nel momento che io ho una seduta normale, sto seduto comodo, ma sto seduto. Nel momento che però questa seduta me la vado a estrarre dal divano, il famoso estraibile, in questo momento non c'ho più una seduta, è una sdraiata. Cioè comunque io riesco a mettere il mio corpo fino alle ginocchia sulla struttura, no? Cosa? Cioè fino, diciamo, alla piegatura delle ginocchia. Questo già è una gran comodità. È chiaro che non stiamo parlando della chaise longue, insomma, sono due cose differenti. Allora, che cosa avviene? Diciamo come si può creare questo concetto dell'estraibile. Il concetto dell'estraibile, possiamo noi altri, scusate,
Possiamo, ho finito adesso di fare dei video in spagnolo, quindi per questo mi esce qualche parola in spagnolo. Possiamo, no, noi altri, avere due sistemi sostanzialmente. Un sistema che comunque vi vado a mettere poi magari dei video e delle fotografie di questi prodotti. Oggi ci stanno dei meccanismi che consentono di alzare la spalliera e depositarla dietro. Quindi questo qua ci consente di aumentare notevolmente la seduta. Nel momento che questa operazione legata a questo meccanismo che alza la spalliera e la pone più indietro si va ad abbinare ad un estraibile, cioè a una seduta estraibile, però la seduta estraibile deve essere sottostante. Che cosa vuol dire? Che io non ci avrò le due parti alla stessa altezza, però certamente starò più comodo che non stando in una seduta normale di divano. Quindi questo meccanismo riesce ad allungare senza bisogno dell'estrazione, praticamente si alza la spalliera e si pone indietro perché questo meccanismo praticamente la sposta posteriormente. Oppure quello di cui stiamo parlando in effetti realmente, l'estraibile, dove noi estraiamo la seduta dal divano. Nel momento, anche in questo caso ci stanno vari video che io due o tre video ve li vado a mettere sotto, dove poi potete vedere queste soluzioni. Ed questo sistema effettivamente ci fa guadagnare e ci fa guadagnare in comodità. Però sia un sistema che l'altro non sono la soluzione chaise longue, cioè non arrivano a essere una chaise longue, che è tutt'altra cosa. Poi io in effetti in Italia non li ho visti in altre parti, ci stanno anche questo, io per l'esattezza l'ho visto in Colombia, ci sta anche questa soluzione della seduta dove hanno la seduta che praticamente è come se fosse un banco imbottito per intenderci, sto semplificando, non è un banco perché chiaramente hanno delle cinghie elastiche e poi sotto hanno il carrello e questo l'hanno abbinato con il meccanismo che allontana la spalliera, quindi 1 più 1 fa 2, sono riusciti a creare la lunghezza di una chaise longue. Però per fare questo è chiaro che hanno un dislivello, no? Perché la parte che sto estraendo da sotto ha un'altezza differente dalla parte della seduta che c'ho sopra. E la seduta che c'ho sopra un pochino soffre del fatto di non avere una struttura stabile sotto, no? Col tempo va a soffrire questa cosa, quindi io sta cosa eliminatela, lasciatela perdere, tanto in Italia neanche l'ho vista questa cosa. E queste sono le soluzioni. La soluzione alternativa, vado a preporre anche questa, è la soluzione di quei divani che hanno dei puff quadrati che hanno la stessa identica altezza delle sedute. Che uno praticamente il puff lo va a utilizzare a centro stanza, da un lato del divano, come se fosse una continuazione del divano stesso, lo può usare anche in un'altra stanza, ma nel momento che lo vuole sfruttare si va ad abbinare questo puff quadrato alla seduta, in quello stesso momento sto ottenendo 1 più 1 fa 2, anche in questo caso, però a questo punto sono allo stesso livello. Sto ottenendo una chaise longue che è la somma della seduta del divano più il puff che sta appoggiato alla seduta del divano. Questo sistema sicuramente è anche molto funzionale ed ha un'estensione, può avere un'estensione, dipende dalla dimensione del puff, che assolutamente è comparabile all'estensione di una chaise longue. Quindi, oltre all'estraibile quanto tale, io prenderei in considerazione anche tutte queste altre soluzioni. L'estraibile, diciamo proprio la chaise longue estraibile che stava nel quesito iniziale. Comunque, vi metto foto, vi metto video, insomma, trovate in questo stesso post delle cose che magari vi possono essere utili. Mi si sta spegnendo il computer. Bene, grazie sempre per ascoltarmi. Sono Marco Amacicasa e questo video era dedicato ai divani con la chaise longue estraibile. Grazie, ci rivediamo al prossimo video.